grande! Facete una sbattuta di mano! Appiccio la luce! Felicissima sera! A tutta sta bella piazza francese e ai suoi ospiti! E benvenuti a quest'ultima serata di Andar per Candine! E facete un applauso così bella! Allora, questa signore e signori è la scuola del folklore e qualcuno di voi si starà chiedendo, soprattutto col turista, che reghi stu cose di legname. E con questo coso di legname che noi iniziamo il nostro spettacolo. Questo coso di legname vuole andare a rappresentare un tetto, l'usulaio, un carusiello, eh sì, perché una volta a Ischia e casa si facevano in questo modo. Il tetto era fatto a forma di carosiello, questo qua. E dopo che era stato costruito tutta la lampia da sotto, per renderlo impermeabile, veniva battuto per vari giorni. Sentite come parlo bello italiano, eh? C'è studiato. Veniva battuto con un impasto di lapilla e calce, vero professore? Ah, a suono di musica, perché i puntunari che dovevano sbattere con le mazze che dopo vedremo dovevano andare a tempo. Allora la fatica, grande fatica, perché è vero signor, ci stava la fatica, ci stava la fatica, veniva allietata con vino, con magna buona e zeppolo, con guagliuncello un poco più, quindi andare a lavorare era una festa. Quando il padrono doveva fare l'impermeabilizzazione di questo solaio, aveva fatto tutto l'elastico, quello era il momento culminante della casa. Aizzava una bandiera e la nonna mia diceva, faceva una chiave, faceva più grossa questa bandiera, per chiamare una donata a tutto il popolo. O popolo voleva questa bandiera, diceva, azzlana fa una battuta elastica, chiama a magna. Perché non solo si lavorava, si mangiava, bello, era un momento di festa all'era. E dice che se ne aveva tutto nei vini, se ne aveva più vino che acqua. Quindi signore e signori, iniziamo con una cosa propria di Ischia, la battuta elastica. Bravo.
zaccia. Spugnetta alla laccia. Che bella cantina che so. Ricetta alla peste. Ma che bella cantina che è questa. Gli spugnetti alla fanilla. Ma mo su facciamo una tubaccerina. Ricetta alla pastanaga. Come stiamo bene tutto quanto combinato, eh? Signori miei, se ad ascoltare, questa bottiglia sono caduta. Questa va che scalza e bagano. Ma se ci mette la mano sotto, ce ne resta più una iotta. Fusa, cannate a ciule e chi se è proprio per tu. Salute.